Allora, per prima cosa lo monto. Questo video intitoliamolo Luigi e la continua ricerca di se stesso e anche del meglio. Bando le ciance, amici, parliamo di un nuovo unboxing. Ovviamente ho comprato un'altra cosa, ma facciamo un passo indietro. Come sapete, specialmente per chi mi segue da più tempo, io vengo da questa macchina, la famosissima GH5, ma soprattutto vengo da questo. Questo è l'obiettivo che mi ha svoltato e mi ha cambiato davvero la vita, davvero davvero la vita. Il suo costo all'epoca fu di 1.300 euro. Ovviamente tutta la roba professionale, tutta la roba diciamo di buona qualità, ha un costo elevato. Questo è davvero un gioiello, con la messa a fuoco manuale, la messa a fuoco automatica, e comunque non è stabilizzato. Purtroppo non è stabilizzato. Pesa abbastanza, portarselo dietro si fa sentire, però devo dire quello che poi ci tiri fuori è notevole. Quindi ho detto, siccome ho cambiato la fotocamera e non registro più diciamo con la fotocamera GH5 in modo principale, ma registro con la S5 Mark II, ho voluto cercare un obiettivo che mi desse più o meno le stesse cose e mi sono orientato sul Sigma, cioè questo qua. Ho preso un Sigma 1424 f2.8 al misero costo di 1.489 euro. Sono molto curioso di provarlo. Procediamo con l'unboxing. Ah, un grazie. Abbiamo un bellissimo grazie con un codice sconto. Grazie, siamo grati per il tuo acquisto e speriamo che ti piaccia. Per ringraziarti ti abbiamo donato un 5% di sconto sul nostro sito. Ma dai, va. Cioè, ti do 1.500 euro e mi dai un 5% di sconto. Allora, all'interno della confezione abbiamo direttamente, wow, la custodia morbida da potermi portare in giro e agganciare praticamente dove mi pare. Spettacolo. Poi sempre dentro la confezione, vabbè, c'è la garanzia di 3 anni addirittura, penso che vada registrato sul sito Sigma. E poi ci sono una serie di altre, vabbè, manuali, solite cose che non apriamo. E c'è questo. Questo? Cos'è? Non so cos'è, scusate l'ignoranza, scrivetemelo nei commenti, così almeno capisco di cosa stiamo parlando. Allora, andiamo direttamente alla apertura della cover morbida. Vabbè, questa è veramente la svolta, con la scritta Sigma qui. Bello. Amo un sacco queste cose. Allora, apriamo. Qua abbiamo la sagomatura proprio per tenere fermo l'obiettivo all'interno della cover. Poi abbiamo l'obiettivo dentro una pellicola e comunque dentro la cover è proprio tutto morbidoso, bello sicuro, insomma, finché non si rompa niente, spero. Togliamolo dalla pellicola. Mamma mia, quanto è grande! Troppo grande! È troppo pesante! Troppo troppo pesante, sicuramente la qualità c'è, ma da portarsi dietro non lo so, già era un peso diciamo portarsi l'Olympus. Vi voglio far vedere la differenza di grandezza, cioè la differenza di grandezza è abissale. Cioè guardate la differenza, c'è praticamente nel Sigma 1,5 metri in più di obiettivo, assurdo. Cioè guardate differenze extra, proprio extra 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 extra. Qui abbiamo l'autofocus, il manual focus, la ghiera di messa a fuoco, questo è lo zoom, perché ricordo che è un 1424. Poi abbiamo lo scoppolamento del coprilente e questa è la lente. Questa è la lente in tutto il suo splendore. Mamma mia. Mamma mia. Allora direi di fare una cosa. Vabbè, cioè, per forza. Facciamo un cambio obiettivo. E questa è la differenza tra i due obiettivi. Chiaramente vedete che è tutto molto più grande, tutto molto più ampio, io ci entro di più, si vede molta più roba e sono contento di aver fatto questo ennesimo acquisto. Ora, perché l'hai comprato? Per lo stesso motivo dell'Olympus. L'ho comprato sia per raccontarvi, diciamo, delle esperienze che sono un po' più piccole, come per esempio quella di trovarmi all'interno di un mercato in un viaggio, che insomma, ne vado in India, vado in Cina, in Giappone magari, chi lo sa, là ci sono questi mercati diciamo molto stretti e io con questo obiettivo posso raccontare effettivamente meglio, perché posso spaziare meglio, oppure in un room tour
voglio far vedere la stanza dell'hotel che ho preso, e con questo obiettivo posso esprimermi di più. Sicuramente costa 1.400 euro, anzi 1.500 euro, non sono pochi, e 2.500 euro, diciamo, nella normalità ci puoi comprare sia il corpo macchina che 50 obiettivi, se alla fine magari prendi una macchina un po' più senza una PSC, una macchina più semplice, e comunque il risultato è sempre buono. Però se io devo fare le cose, le devo fare bene, le devo fare come piace a me. Comunque questa è lo zoom massimo che posso avere con questa inquadratura, diciamo. Adesso sono a 24 mm, comunque sembra quasi l'obiettivo di prima, cioè, nel senso, non so se mi spiego. Quindi con questo obiettivo posso, ah, bellissimo, spaziare il più. Adesso direi, facciamo un paio di prove in giro. Eccolo, è gigantesco, cioè io ho abituato con la GH5 che è piccolissimo l'obiettivo, e la macchina in generale è piccola, con questo praticamente sembra come un fucile in mano. Allora passiamo dalla GH5 alla S5 II. Ecco, direttamente dalla S5 Mark II con l'obiettivo Sigma 14-24. Adesso facciamoci un giro per la città. Questo video è mirato così, a farci una chiacchierata e capire un attimo, diciamo, l'obiettivo come si comporta. In ogni caso, stranamente mi vedete in giro con il microfono wifi, è una cosa che odio perché spesso e volentieri fa delle interferenze, e quindi magari poi mi ritrovo con l'audio da buttare o da dover doppiare, insomma, in studio. Perché questo? Perché ho comprato il Rode Video Micro 2, ma non mi è ancora arrivato. Allora, purtroppo questa lente non è una lente stabilizzata, non era stabilizzata nemmeno la lente Olympus 714 Pro che usavo e che uso ancora nella GH5. Tutto sommato la macchina era molto stabilizzata, perché essendo una micro 4/3 praticamente era come camminare su una Steadicam, cioè come avere un gimbal, cosa che sto notando meno nella S5 Mark II. Poi inoltre ci metto pure il Sigma 14-24 non stabilizzato a posto. In ogni caso, una cosa che sicuramente va detta è che questo obiettivo è super pesante, cioè è un obiettivo pesantissimo, già ho il braccio KO. Vorrei provare anche a fare qualche foto, tra l'altro oggi è la giornata perfetta perché non c'è il sole a picco, c'è un po' di nuvole, quindi è perfetto per fare video e foto. Ricapitolando, 14-24 della Sigma f2.8, quindi super luminoso. Ovviamente, essendo il corpo macchina una Panasonic S5 Mark II full frame, già la macchina di sua è molto luminosa, chiaramente, essendo una full frame. Se faccio poi specialmente la differenza con questo obiettivo kit che ho preso con la macchina, che è il 20-60 della Panasonic, che è comunque un buon obiettivo, ma è un 3.5-5.6. È un obiettivo che mi tengo perché realmente ho avuto in prova per un brevissimo periodo, e adesso comunque ho deciso effettivamente di tenermelo, perché per quello che è il mio mondo, per quello che è il mio modo di esprimermi, ho bisogno di un obiettivo così. Ormai che ho fatto il passaggio dalla GH5 a questa nuova macchina, devo anche adattare un attimo tutte quelle che sono le lenti, altrimenti non ha senso mi tenevo la GH5. Questo è l'obiettivo che ho usato nel viaggio precedente a Praga, e se non fosse stato per questo obiettivo, in alcuni casi non avrei potuto raccontarvi bene il mio viaggio. Per esempio, torno indietro a New York e torno indietro, lo so, in Giordania o comunque negli altri viaggi, la maggior parte di volte io utilizzo questo obiettivo perché mi dà sia la possibilità di non allontanarmi troppo col braccio rispetto alla macchina, diciamo, e comunque farvi vedere una buona porzione di immagine, e sia perché appunto è il mio modo di esprimermi. Grazie per avermi seguito, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, seguitemi adesso anche su TikTok perché ho iniziato a fare dei reel abbastanza carini, e il risultato devo dire che non me lo aspettavo, ma su TikTok veramente sto spopolando, non me lo aspettavo, quindi vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ah, però vi devo far vedere una cosa, ho comprato una cosa, un attimo. Ho aggiunto alla mia serie Lego un altro Lego che chiaramente ha fatto la storia della mia infanzia. Mi sono comprato la Ecto One, la macchina dei Ghostbusters, ragazzi, mamma che bello, non vedo l'ora. Non so se questo sarà il prossimo video, probabilmente no. E in ogni caso, se non sarà il prossimo ancora, boh, non lo so, vediamo. Da me, da Lego Ghostbusters, dalla Panasonic S5 Mark Big Extra Ultra White, da Sigma 14-24 a 1.500 euro, è tutto. Ciao, ciao.